Ciao a tutti! Oggi facciamo una sorta di video verità. Questo video l'ho registrato nella stazione di Bologna, nella nuova stazione sotterranea, quella per la linea ad alta velocità. E volevo farvi vedere una cosina, alcune cosine. Dunque, qua mi trovo sul quello che si chiama carrello elevatore, che viene utilizzato per far salire e scendere una persona in carrozzina, comunque con problemi motori, dal treno. Quindi niente, adesso vedrete che scendo da questo macchinario poco appariscente, con tanto di luce lampeggiante stile trattore. Ecco. E niente, adesso lo chiudono e vabbè. Qui stiamo percorrendo, scusate questa signora ignara delle mie riprese, ma mi si è presentata davanti proprio in quel momento. Vi sto facendo vedere insomma il percorso per arrivare dalla stazione sotterranea, appunto circa 25 metri sottoterra, fino alla stazione ai piani superiori, quindi all'uscita, insomma, all'aria aperta. Prendiamo un primo ascensore. Eccoci qua, dentro all'ascensore. Questa sono io in condizioni pessime perché, nonostante fossi in treno con l'aria condizionata, ero distrutta, ma va bene. Ecco, questo è l'atrio della stazione sotterranea, molto bello, assolutamente bellissimo, nuovissimo. E qui, niente, arriviamo in una strana sezione, prendiamo un secondo ascensore. Usciamo dall'ascensore e guardate un po' dove ci troviamo. In un fantastico corridoio di servizio! Yeah! Questo non è il percorso che fanno tutte le persone per arrivare dalla stazione sotterranea a quella esterna. Mi è stato spiegato praticamente che in teoria i lavori devono ancora essere finiti. Però, vabbè, diciamo che al momento non è stato previsto un ascensore che dai piani, che da sottoterra vada direttamente ai piani superiori, cioè all'esterno. Quindi una persona con problemi motori, che usa una carrozzina, eccetera, eccetera, deve fare questo percorso infinito. Prendere questi due ascensori, raggiungere questo corridoio di servizio che viene utilizzato solamente dal personale, nonostante sia previsto che anche la gente comune lo utilizzi, perché ci sono tutte le uscite ai binari, però viene usato solamente dal personale di servizio e quindi niente, una persona in carrozzina si deve fare tutto questo percorso in questa bellissima galleria infinita, che per carità, cioè, è agevole, insomma, tranquillamente, a parte pezzi di pavimento distrutti e ammassi di robe ovunque. Però vabbè, insomma. E niente, volevo fondamentalmente farvi vedere questo. Dicevo appunto che la stazione deve essere ancora finita, la stazione sotterranea, o meglio la parte esterna. Quindi dove poi una persona uscirà. Però al momento è così. Eccoci arrivati. Adesso prendiamo un terzo ascensore, utilizzabile solo dal personale, appunto con la chiave. Eccolo qua. E finalmente ci troviamo fuori! Yeah! E ora raggiungiamo la sala blu, perché vabbè, in questo caso io dovevo prendere una coincidenza. Quindi andavo alla sala blu. E niente, insomma, vabbè, questo era solo, non è un video di denuncia o cose del genere, però era solo per farvi vedere, insomma, un attimino il percorso che al momento una persona disabile compie per arrivare dalla stazione sotterranea a quella di uscita. Quindi
Niente, questo è tutto, vi mando un bacione, ciao!